Nel programma elettorale di questa rinnovata sfida c'è tutta me stessa, e ancora una volta, quando diciamo agli amici lo slogan, che cosa mettiamo, eccetera, basta, abbiamo deciso quello che meglio mi rappresenta: il cuore della Sicilia in Europa. Ed è uno slogan che mi appartiene, ed è che esprime quello che io sento, l'amore che io sento per questa terra. Ecco, perché come dicevo prima, qualunque ruolo istituzionale io ci metto il cuore, la passione, la determinazione, sempre per ricercare soluzioni di sviluppo economico. L'ho fatto da assessore regionale, mi scuserete perché siamo partiti, è vero, potevo scegliere un altro locale, ma io sono partita da questa sala. Sono partita da questa sala e tutte le sfide che mi hanno visto e che hanno visto voi accanto a me si sono celebrate qua, per cui mi hanno escluso. Però se io oggi mi presento a voi e chiedo a tutti gli elettori della provincia di Messina, ma non solo, della Sicilia, io devo dire che cosa ho fatto per il bene di questo, non solo di questo territorio, ma per il bene di questa terra. Io sono stato assessore nella scorsa legislatura e sono stato assessore appena 2 anni e mezzo, e con la stessa serenità, perché dicevo, ciascuno deve fare il proprio dovere, qualsiasi ruolo riveste. Quando il mio partito mi ha chiesto di cedere il passo, io ho scritto delle parole a penne che forse ancora il mio segretario conserva, e ho detto: rassegno le mie dimissioni, che le ho consegnate al Presidente della Regione, le ho consegnate al coordinatore regionale. E da assessore regionale mi pregio, ecco, perché mi piace solo ricordare alcuni passaggi. Mi hanno detto: ma è l'assessore alle autonomie locali, sai, è un assessore di terza argento. Io, ecco, è vero, è stato un assessorato che dal punto di vista tecnico-giuridico, per gli addetti ai lavori, ha rivestito di importanza, è una grande importanza, ma non poteva essere quell'assessorato che comunque ti dava all'esterno consensi. Bene, io mi sono insediata e la prima cosa che ho fatto non c'era nulla. Allora, con qualche mio secondo esperto, con chi mi ha seguito dal punto di vista tecnico in questi anni, con i miei collaboratori, con il direttore generale, ho detto: scusate, ma un piano di fabbisogni? No, un piano di fabbisogni non c'è. E noi sindaci sappiamo che per fare le assunzioni ci vuole un piano di fabbisogni e capire che cosa serve e che cosa no. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è la redazione di un piano di fabbisogni. Da lì abbiamo stabilito quali erano i profili professionali, quei profili professionali che mancavano ma che erano necessari per affrontare le sfide di una regione. Dopo i profili, da lì abbiamo anche cominciato a lavorare sul piano di reingegnerizzazione dei processi, perché vi erano tanti dipartimenti in cui vi era un eccesso numero di personali e altri dipartimenti vuoti. Quindi ho cominciato una riorganizzazione della macchina amministrativa. Nel 2019, solo dopo 12 anni, abbiamo firmato il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti pubblici. E poi la legge, e qui ora do merito al Presidente della Regione, la legge, l'articolo 4 della legge regionale 4/2019, lo sblocco dei concorsi. Noi da 24 anni alla Regione non si potevano fare concorsi, poi era intervenuta una norma durante il governo Crocetta che addirittura aveva mandato a casa tutti i dirigenti senza la possibilità di poterli sostituire. Vai a casa, e quindi con tanta fatica, andando a Roma, siamo riusciti a ripristinare quella norma, e lì nel 2021 sono stati celebrati concorsi per 100 funzionari e 12 agronomi. Successivamente, 15 giorni dopo le mie dimissioni, un nuovo accordo con lo Stato ha praticamente eliminato parte del lavoro che avevo fatto io. Il Presidente della Regione, con un grande, forte lavoro, e di cui dobbiamo dare merito non solo noi ma anche tanti giovani che avevano perso la possibilità di poter accedere alla pubblica amministrazione, ha, nei mesi scorsi, sottoscritto un accordo con lo Stato che ha riaperto totalmente la possibilità per la Regione di riassumere non solo i dipendenti ma anche i dirigenti. Quindi un passo avanti importantissimo, il cui merito appunto va al Presidente della Regione. Altre due questioni importanti: la legge per quanto riguarda le autonomie locali. Ecco, le autonomie locali, ci sono dei sindaci, noi per avere le risorse dovevamo aspettare tempi di non so quanto. Bene, la prima cosa che sono riuscita a fare è eliminare i 9 criteri che non consentivano ai comuni di avere celerità
nell'erogazione dei contributi, e quindi li ho portati a due, uno storico e uno, storico perché non si poteva togliere, l'altro il numero degli abitanti, consentendo un riequilibrio per quei comuni che i primi anni potessero avere difficoltà. E poi la legge sulla stabilizzazione dei precari. Quante battaglie abbiamo fatto a Palermo per 30 anni? Bene, 5 dicembre mi sono insediata, 18 aprile la legge, naturalmente non era una legge, era una legge che riguardava, un disegno di legge che riguardava un impegno con lo Stato. Io ho fatto tavoli tecnici e credetemi, sono stata, chi mi ha seguito sa, sono stata da sola in tavolo, ho cercato di spiegare quali erano le regioni della Sicilia, ho cercato di spiegare che comunque. Questa bellissima serata, ricordo questa sala che mi ha visto di passaggio in campagna elettorale, il clima era diverso, c'erano 40 gradi, quell'estate non per colpa della sala, ma per colpa dell'estate che abbiamo trascorso devastata agli incendi. Eppure c'eravate in tanti, c'era ovviamente Benedetto, Marcello, è stata una marcia, chiamiamola, vincente più che trionfale, quella della campagna elettorale. Ce l'abbiamo fatta, siamo stati chiamati a dare un aiuto, un sostegno alla nostra terra. E ricordo le parole di Bernadette, è vero, io spesso, quasi ogni settimana, vado su perché conosco tutti, quasi tutti i ministri, conosco il Presidente del Senato, conosco il Ministro dell'Economia, Raffaele Fitto, rapporti diretti e persone con tutti, per cui andando lì cerco di raccogliere la rete e portare i pesci. Poi magari i pesci li porto e magari in Sicilia certe volte non li sanno cucinare, magari no, il pericolo succede. Però ecco, passando soltanto a delle riflessioni di carattere politico e forza Italia, guardando questo video che inutile dire già conoscevo e che mi commuove sempre, mi domandavo, così come mi sono domandato in passato, che Forza Italia era Berlusconi, come ho detto Bernadette, Berlusconi era Forza Italia. Io ho sentito il presidente qualche giorno prima che ci lasciasse e mi parlava di Forza Italia. Mi parlava di coordinatori, di cambiare i coordinatori. Lui viveva per Forza Italia, lui era Forza Italia, aveva nel sangue, l'aveva nel cuore. Tanto che io quella volta riuscivo a parlare a malapena e mi ha detto: Presidente, ho cuore della tua salute, tu hai creato una classe dirigente valida sul territorio che sta lavorando bene e continuerà a lavorare fino a quando tu non sarai guarito. Oggi lo spaccato di quelle mie parole si manifesta in realtà. Forza Italia è un partito in salute. Forza Italia è un partito attrattivo, Forza Italia ha una leadership riconosciuta, quella di Antonio Tajani, che è arrivata in via democratica, corretta, sotto un profilo regolamentare, di rispetto delle regole. Noi abbiamo eletto Tajani, ma l'abbiamo eletto secondo lo statuto, abbiamo celebrato i congressi, è stato un momento di confronto, abbiamo celebrato un grandissimo congresso unitario su Antonio Tajani, che sta guidando il partito come l'avrebbe guidato Berlusconi. Ma perché? Perché lui, come me, siamo cresciuti accanto a Berlusconi. Quante notti ho trascorso, quante giornate, c'è un pezzo della mia vita, mia moglie lo sa, quante volte, alcuni momenti d'estate, passare 2 o 3 giorni in Sardegna per andare a trovare dopo Ferragosto, però ci sarà Ferragosto, con i capigruppo per discutere di vari temi politici, per diceva venite ma a trovare così possiamo parlare tranquilli. Quanti momenti tragici, la persecuzione, il lodo Schifani, tutto ha visto quest'uomo, anche il colpo di mano che ha subito nel 2011 quando è stato fatto cadere attraverso un'operazione tedesca, francese, Macron e la Merkel, ricorderete il famoso sorrisetto dei due che parlavano, quell'operazione fece cadere Berlusconi per arrivare al governo tecnico. Ne abbiamo visto di tutto, eppure Forza Italia c'è. C'è perché Berlusconi ha lasciato un'eredità morale, politica, forte, oltre alla classe dirigente, ha lasciato un credo, il valore del principio della libertà, il rispetto dell'individuo, il rispetto dell'impresa, il rispetto delle regole, il rispetto del garantismo, della presunzione di innocenza. Di essere innocenti, lo dice la Costituzione, fino a quando non c'è una sentenza passata in giudicato di condanna. Il principio della libera circolazione, della libertà di espressione. E la parola di Berlusconi era quella di Forza Italia, quasi, libertà. E non era uno slogan, perché lui attuava quotidianamente nel suo fare politico questo principio. La tramutava in azione politica, non in slogan. Tutto quello che facevamo
assieme, era improntato a questo. A volte ci confrontavamo a lungo. Lui mi ha insegnato una cosa, mi ha insegnato, diciamo, la capacità dell'ascolto. Mai decidere a caldo su cose delicate, mai lasciarsi prendere l'attenzione, ascoltare con calma e poi riflettere, poi però decidere, prendersi le proprie responsabilità. Quello che io ho imparato da Berlusconi è questo, è quello che sto cercando e cercato di attuare nella mia vita politica, sia da capogruppo, sia da presidente del Senato, sia da presidente della regione, è ascoltare e poi decidere, perché in politica chi vuole governare si deve prendere la propria responsabilità e ci deve mettere la faccia. Ho trovato una regione che necessita di adrenalina. E lo dico perché avviato il recente ultimo governo, che ovviamente non dico solo per amicizia e confronti nello, ma ha dovuto affrontare l'emergenza Covid, per cui quell'emergenza avrebbe condizionato qualunque governo, non per cui anzi ha fatto dei miracoli in un momento emergenziale come quello. Ma io ho trovato tanti cassetti chiusi, non solo tanti, tutti i cassetti chiusi. Ho trovato dissalatori di Porto Empedocle, Trapani e Gela chiusi da 15 anni. E quando mi sono trovato un tavolo tecnico per combattere la siccità e vedere cosa fare, visto che avremo la siccità d'estate, allora mi sono posto il tema di arrivare d'estate con temi già preventivamente affrontati e risolti, non arrivare a luglio a dire cosa facciamo. Ce lo siamo posto il tema prima, fatto delle riunioni. Abbiamo scoperto e detto, vediamo se ci sono dei saldori. Sì, mi è stato detto, presidente, sono, ci sono, da 15 anni non funzionano. Da 15 anni abbandonati. Altri temi abbandonati pure. La depurazione, un tema abbandonato. Vecchi pozzi non attivati. Una situazione di degrado, per non parlare delle dighe, la situazione delle dighe è disastrosa. Dighe non compiute, dighe non utilizzabili perché c'è fango sotto nel pavimento. E nessuno si è mai preso cura di vedere un attimo, di riorganizzare questo sistema strutturale della Sicilia, che non basta soltanto il ponte ha detto bene per la e il ponte, noi chiamiamo ponte Berlusconi, su quanto teneva il presidente Berlusconi sappiamo tutti, e si farà, la Sicilia ci sta mettendo, sappiamo, 1.200.000.000 di fondi che toccavano da noi, di fondo sociale europeo, che li stiamo mettendo, i fondi di coesione, stiamo facendo la nostra parte, ed è un cambiamento epocale non soltanto per la Sicilia, per l'intero movimento nazionale ed europeo. Questo ponte cambierà la storia della Sicilia e cambierà la storia del paese, perché eviterà di accentuare sempre questa divisione tra nord e sud, tra due paesi, un paese a due velocità, nord vola e il sud non vola. Non possiamo essere zavorra, il ponte è importante, ma al di là del ponte noi stiamo guardando anche le infrastrutture nostre. Noi abbiamo strade provinciali abbandonate perché con l'abolizione della provincia, l'elezione diretta presente alla provincia, con le aree metropolitane, con i consorsi, per stare provinciali, non sono più tutelate. Non ci sono più, ci sono dei buchi, ci sono degli attentati. Noi nell'accordo di coesione che firmeremo intorno al 27, credo, Giorgio, presenteremo, no, che a Palermo, abbiamo inserito alcune, non tutte le strade provinciali, ma il rifacimento di alcune strade provinciali per renderle fruibili, quelle che hanno un senso di connessione con le strade statali. Abbiamo inserito tante opere nell'ambito della infrastrutturazione. Stiamo seguendo da vicino la realizzazione di della media velocità Palermo-Catania-Catania-Messina, realizzata, come diceva, come rete dell'RFI in capo, appaltata a WeBuild, no, a Salini, e stiamo seguendo il rispetto dei tempi per la realizzazione di quest'opera che si divide in 5 lotti: Palermo-Catania, Catania-Messina, velocità media 150-170 km. E stanno lavorando, noi seguiamo, però io un giorno mi sono svegliato e ho detto a me stesso, ma qui ha vinto regolarmente gli appalti, ci mancherà.